Cari amiche e cari amici, ben ritrovati ancora una volta alla mia umile dimora e ancora una volta in questo venerdì sera, sono le 22:15, in tarda serata. Ho voluto fare quest'altro video dopo quello sul Color Zagor perché oggi in edicola ho acquistato per la prima volta, cioè un fumetto, il numero uno di una nuova serie. Una nuova serie che è quella che era stata annunciata nelle settimane scorse. Io non avevo sentito granché, però ultimamente qualcuno mi aveva accennato a questa nuova serie. Oggi sono andato in edicola, sono passato in edicola e l'ho vista e non ho potuto fare a meno di acquistarla perché io acquisto tutti comunque, a prescindere da tutti i numeri uno di tutti i fumetti che escono. Poi magari alcuni li proseguo ad acquistare, altri no. Adesso vi dico cosa penso di questa nuova serie. Il titolo, il personaggio è Samuel Stern, la serie è Samuel Stern, il nuovo incubo, o quantomeno diciamo che il primo numero è intitolato Il nuovo incubo, mentre il secondo ha un altro titolo. Ecco, stavo controllando perché non avevo guardato bene. Quindi Samuel Stern, è il personaggio, il titolo, questo non è un sottotitolo, ma è il titolo proprio della storia in questione, Il nuovo incubo. La prima cosa che mi ha colpito di quest'albo è la copertina. Perché voi mi direte la copertina? Perché in questa che vi mostro immediatamente, questa cover è stata realizzata da tre artisti, che vi leggo all'interno: Valerio Piccioni, Maurizio Di Vincenzo ed Emiliano Tanzillo. Ma il personaggio Samuel Stern è stato nella fattispecie disegnato da Maurizio Di Vincenzo. E praticamente quello che mi ha colpito è che questa cover messa, diciamo, all'interno della vetrina di un'edicola. Tra l'altro, premetto che da quello che ho letto, questo fumetto sarà venduto esclusivamente nelle edicole, che è una buona cosa. Quindi, se voi passate da un'edicola e vedete i fumetti dietro la vetrina, vi colpisce, diciamo, questa posizione del personaggio che sembra mettere le mani contro, diciamo, appunto, la vetrina, quasi quasi a voler richiamare l'attenzione di noi, diciamo, lettori, e tentando in questa maniera di evitare il pericolo di rimanere praticamente imprigionato all'interno della stessa vetrina senza mai raggiungere le nostre abitazioni dove praticamente noi poi procederemo alla lettura. Ecco, così. Questa è una sensazione che può dare, diciamo, questa bellissima cover. Ecco. Poi vi mostro la costina, dal quale appunto risulta numero 1, casa editrice, perché è la Bugs Comics. Siamo di fronte a un formato Bonellide, ma la casa editrice non è la Bonellide, ma la Bugs Comics. E qui vedete la quarta di copertina con la pubblicità del prossimo numero, che uscirà il 27 dicembre. Il cotitolo sarà Il Mausoleo Nero. Ecco qua, che già vedo. Nel quale intravedo delle belle tavole. Attenzione, io credo che questa serie, almeno inizialmente, la proseguirò, poi staremo a vedere. Però mi è piaciuto il primo numero, vi do questa anticipazione. Veniamo in secondo di copertina subito, vi dico subito che si tratta di una serie horror, voluta, diciamo, da uno degli stessi autori, cioè Gianmarco Fumasoli, che è, diciamo, creatore del personaggio insieme a Massimiliano Filadoro. E Gianmarco Fumasoli non è altro che il direttore, diciamo, editoriale di Bugs Comics. E lui, a quanto sembra, da quello che sono riuscito a leggere in giro sulla rete, ha voluto fortemente questo personaggio. Anche in questo primo numero il soggetto della sceneggiatura sono di Fumasolo e Filadori, mentre i disegni all'interno sono di Luigi Formisano. La copertina, invece, come vi ho detto, è di Valerio Piccione, Maurizio Di Vincenzo ed Emiliano Tanzillo. Poi abbiamo
design logo, progetto grafico e lettere di Paolo Altibrandi, ribadisco, editrice Bugs Comics. Ecco qua. Si parte subito con una presentazione, sempre in seconda di copertina, dello stesso Gianmarco Fumasoli, come potete vedere, che vi invito a leggere ovviamente, col bel frontespizio di Samuel Stern. È un personaggio abbastanza pensieroso, vedo qua, diciamo, dal frontespizio. Dopodiché si parte diciamo, con una nota, un'anticipazione che fa parte, diciamo, della storia sempre, il cui titolo è Appunti dal Derrileng. Derrileng, perché è il nome della libreria di cui è proprietario lo stesso Samuel Stern. Comunque, in questa storia, adesso vi parlerò poi nello specifico dei personaggi, in questa storia il nuovo incubo, di cui vi mostro la prima tavola, abbiamo a che fare praticamente con cosa? Vi dico in breve, diciamo, ci troviamo ad Edimburgo nel 2019 e veniamo subito, cioè, veniamo subito in contatto, veniamo a conoscere una famiglia all'interno della quale si trova una bambina posseduta da un demone. Ecco, allora diciamo, la mamma della bambina si rivolgerà proprio a Samuel Stern. Samuel Stern, che è anzi, innanzitutto si rivolgerà, essendo cattolica, a un prete, Padre Duncan, che si farà coadiuvare nel tentativo di esorcizzare il demone, per l'appunto da Samuel Stern, che è un esorcista e anche un libraio, che possiede questa libreria, il cui titolo è Derrileng, da qui la rubrica iniziale. Ovviamente i due cercheranno, cioè, diciamo, la storia poi si sviluppa con il tentativo dei due, appunto, di esorcizzare questa bambina. Questa è la trama. Ma poi veniamo alla presentazione dei vari personaggi che saranno i protagonisti dell'intera serie. Vi ho già detto. Padre Duncan, che affianca un padre abbastanza, cioè un prete abbastanza, un parroco, un prete abbastanza particolare, e anche che è anche dedito alla boxe, fra l'altro. E quindi un personaggio molto mi è piaciuto, molto interessante. E Samuel Stern, che ribadisco, esorcista e anche libraio. Il fatto che sia un libraio e che la sua base sia una bella libreria, che voglio mostrarvi subito, perché mi interessa subito mostrarvela, se riesco a trovare la pagina in questione. Come spero, come penso, cioè, ma non è facile, perché qui, ecco qua, questa è la libreria che vi mostro, proprio l'ingresso della libreria, Derrileng. Ecco qua, questa è la libreria di Samuel Stern. Mentre qui possiamo vedere, adesso vi mostro cosa? La chiesa all'interno della quale esercita come si dice, la sua missione è il parroco Padre Duncan. Ecco qua. Questi sono i due personaggi fino a questo punto principali di queste vicende. Al di là della famiglia, diciamo, dove si trova la bambina posseduta dal demone. Ovviamente qui i personaggi sono ancora caratterizzati, cioè, è il primo numero, quindi dovremo andare avanti per scoprire. Però già, insomma, sono Samuel Stern e Padre Duncan, sono veramente due personaggi intriganti che mi hanno colpito e che quindi mi hanno convinto, cioè questa storia, la lettura di questa storia mi ha convinto a proseguire il prossimo mese
con l'acquisto del secondo numero, e poi vediamo man mano quello che succederà. Per quanto riguarda, come dire, i disegni, le tavole, sono molto interessanti anche queste, perché siamo di fronte a questo disegnatore che, ribadisco, si chiama Luigi Formisano. Luigi Formisano ha un tratto abbastanza spigoloso, ecco. Potete vedere, diciamo, sia dalle tavole che vi ho mostrato, sia da altre. Un tratto che per l'appunto mi pare giusto definire spigoloso, con la quale però caratterizza molto bene, diciamo, l'ambiente e i personaggi in questione. Che vi posso dire? A me non è dispiaciuto. Il genere ovviamente è quello dell'horror, avrete tutti capito, mentre io cerco, do un'occhiata, diciamo, anche allo schermo per carpire qualche segreto che si può leggere in giro per la rete, niente di che, però magari qualcosa, qualche anticipazione su cosa che vi possa interessare. Per esempio, un'altra caratteristica di quest'albo è che il disegnatore, con questi suoi tratti netti, con questo suo tratto non solo spigoloso, ma anche netto, molto nervoso quasi, non so come definirlo. Non solo caratterizza bene i personaggi, ma praticamente la sceneggiatura e la sua realizzazione da parte del disegnatore sono fatte praticamente quasi a livello cinematografico, con delle, sembra quasi delle inquadrature che non sono mai, come dire, non mi viene il termine, non sono. Apparentemente non sono dirette sull'azione che si sta svolgendo, ma è quasi una specie di vedo, non vedo, insomma, qualcosa del genere. Però molto ben fatta. Ecco, a me sinceramente non è dispiaciuto. Dico, ecco, vi posso ancora alcune tavole. Quindi abbiamo a che fare con un horror in cui c'è come protagonista un esorcista, che è anche un libraio, coadiuvato da un parroco, padre Duncan, ambientato a Edimburgo. Insomma, praticamente abbastanza interessante. E credo che di album in album ne vedremo proprio delle belle. A me non è dispiaciuto. Apparentemente la storia sembra soft, ma in realtà poi man mano salteranno fuori. Salteranno fuori i soliti demoni. Insomma, qualcosa di non bellissimo, ecco, da vedere. I demoni ci sono. Ecco qua, vi mostro questa tavola, per esempio. Qui, soft, poi non è più. Credo anche, se non vorrei sbagliare, che nella fase dell'esorcismo vengano usate praticamente come testo le formule, diciamo, originali che vengono utilizzate durante gli esorcismi. Vi vorrei far vedere le tavole in questione, se ci riesco, perché io ho la pessima abitudine di non prendere appunti, invece dovrei farlo, perché sarebbe importante non perdere tempo durante i video. Io invece ho questa terrificante abitudine, ecco qua. Guardate qui queste tavole in latino, queste vignette in cui in queste didascalie in latino viene recitata la formula dell'esorcismo. Ecco. Che cosa vi posso dire? Che a me questo fumetto per il momento non è dispiaciuto, anzi, complimenti agli autori che stanno cercando di produrre un nuovo fumetto in questi tempi, dove le edicole chiudono. Invece loro ci propongono un fumetto che sarà venduto esclusivamente nelle edicole. La qualcosa è assolutamente da elogiare. Ecco, quindi non posso fare altro che consigliarvi l'acquisto di questo Samuel Stern, almeno per questo primo numero, poi vedete voi.
A me sinceramente è piaciuto. Il numero 2 lo compro di sicuro, anche perché ho visto che ho visto delle belle tavole per quanto riguarda il numero 2. E quindi la cosa mi intriga. Il personaggio, ribadisco, mi è piaciuto. Il padre Duncan uguale, la storia pure. È un po' più, è un po', come dire, questa prima storia mi è sembrata un po' meno, cioè un po' più realistica, tra virgolette, essendo io anch'io, diciamo, anche se non sono praticante, comunque sono un credente, per cui mi ha colpito favorevolmente. Detto questo, cari amiche e cari amici, non posso fare altro che salutarvi, con un grosso abbraccio dal profondo del mio cuore. Magari in questo video non sarò stato troppo tecnico, troppo, diciamo, non ho proprio recensito il fumetto. Io come sempre me ne parlo, così faccio due chiacchiere con voi. A volte mi perdo un po', a volte, faccio delle pause perché vado a cercare, diciamo, quello che mi interessa, perché non me lo preparo prima, ecco, parliamoci chiaro, per questo succede ciò. Faccio le cose così, abbraccio, e quindi abbiate pazienza, abbiate venia, qualche cosa mi può sfuggire o non mi può riuscire bene. Detto questo, ancora una volta, vi auguro un buon proseguimento di venerdì sera barra notte, e vi do appuntamento, a voi piacendo, per il mio prossimo video. E come sempre, alla prossima.